Siamo arrivati alla scena che aspettavamo da tempo. Ci mancava un pezzettino del puzzle per ricostruire lo scenario a cui abbiamo assistito nel prologo del manga, ovvero il ritorno del karma di Kawaki. Lo commenti anche tu. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul canale Fandom per il video commento del capitolo 65 di Boruto. Prima di cominciare iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Ripercorriamo un po' quello che abbiamo letto con l'ultimo capitolo. Il titolo del numero 65, come abbiamo visto, è Il potere di Karma. Nella cover abbiamo visto Naruto in modalità eremitica. Boruto all'inizio del capitolo è a terra e sente dolore al petto. Lo vediamo percepire la sensazione che il tempo si sia fermato. Non è la prima volta che avverte questa sensazione, l'ha già provata in passato, alla fine dello scontro con Momoshiki. Ed eccolo qui ragazzi che si manifesta. Ancora una volta, vediamo apparire sulle pagine di Boruto Momoshiki. Quest'ultimo dice a Boruto che i farmaci che ha preso possono solo fermare l'estrazione del chakra in via temporanea. E poi aggiunge che questa è una buona opportunità per eliminare Kod. Vediamo quindi che Momoshiki riesce a scambiarsi con Boruto. Ed ecco quindi apparire nuovamente Borushiki, che è il corpo di Boruto manovrato da Momoshiki, che trova l'energia necessaria per continuare a combattere. Kod quindi si accorge che qualcosa in Boruto è cambiato e adesso ha raggiunto un altro livello di potere. Nel frattempo, Sai conferma che qualcuno con la firma del chakra non identificata sta combattendo contro Boruto. E Amado rivela che Kod non dovrebbe essere in grado di rilevare facilmente Kawaki. Sai sostiene che non importa se Kod ha altri alleati, ma quello che è interessante è il fatto che Amado spera che Kawaki non rovini tutto. Tornando a Borushiki, lo vediamo continuare a sparare attacchi verso Kod, che però è in grado di schivarli. Ma Ada consiglia al suo alleato di ritirarsi finché gli è ancora possibile. Vediamo quindi Kod prendere Kawaki in ostaggio e dire a Momoshiki che ha bisogno di lui se vuole dar vita all'albero divino. A questo punto, Borushiki utilizza una tecnica molto interessante, ovvero il Rasengan. Rasengan molto piccolo sparato come un proiettile. In questo modo riesce a colpire la spalla di Kod e ad afferrare Kawaki. Vediamo quindi Momoshiki dire a Kawaki di smettere di lottare o gli spezzerà gli arti. A questo punto entrano in scena Shikamaru e Naruto. Shikamaru ferma Borushiki con la tecnica del controllo dell'ombra, mentre Naruto, con la modalità Sennin, interviene e salva Kawaki. Borushiki annulla la tecnica di Shikamaru e quest'ultimo viene preso in ostaggio da Kod, il quale minaccia di eliminarlo se Naruto continua a intromettersi nello scontro. A questo punto Kod e Momoshiki si alleano per eliminare l'Hokage. Vediamo quindi Borushiki sparare un Rasengan enorme contro Naruto, ma Kawaki si mette in mezzo e ne assorbe completamente il potere. Nel frattempo leggiamo le parole di Amado, quelle che gli ha rivolte in passato quando gli ha chiesto se fosse infastidito per via del fatto di essere debole o per via di aver perso karma. Sorprendentemente, Kawaki riesce ad attivare una nuova forma di karma. Vediamo infatti che i segni che ha sul braccio e il corno che ha sulla testa ricordano molto Ishiki. Kod pensa che sia impossibile e si chiede cosa stia succedendo. Il capitolo si conclude in questo modo. Ormai non manca molto alla pubblicazione del prossimo capitolo, che sarà disponibile su Manga Plus il 20 gennaio. Il karma di Kawaki alla fine del capitolo è molto simile a quello che vediamo nel prologo del capitolo 1, solo che in questo caso sembra essersi risvegliato in modo più completo. Se prendiamo infatti il primo volume del manga, possiamo notare che i segni presenti su Kawaki siano simili a quelli dell'ultimo capitolo e vediamo che Kawaki non presenta il corno. È come la trasformazione di Boruto in Borushiki, solo che in Boruto è presente Momoshiki che arrivato a un certo punto potrebbe rinascere prendendo il corpo del figlio del settimo, mentre a quanto pare in Kawaki questo rischio non dovrebbe porsi. Adesso Kawaki infatti utilizza il karma solo come un'arma, non è più il contenitore di Ishiki. Ed è su questo che dobbiamo porre la nostra attenzione, perché come abbiamo visto in questo capitolo Amado spera che Kawaki non rovini tutto, quindi a quanto pare Kawaki è una pedina importante del piano di Amado. E siccome in passato abbiamo visto Amado fare leva sulla riconquista di karma da parte di Kawaki, possiamo intuire che il riconquistare karma è una tappa della realizzazione del piano di Amado. Quindi le cose stanno andando per come vuole Amado. Prima vediamo Amado dare questi farmaci per Boruto, adesso vediamo che Kawaki ha riconquistato karma. C'è qualcosa che si sta muovendo e quindi dobbiamo capire a cosa sta puntando questo personaggio.
Per cui poniamo l'attenzione su questo fatto di questo capitolo e non dimentichiamolo, perché sicuramente sarà importante per gli eventi futuri. Ma arrivati a questo punto ci poniamo anche molte altre domande. Kawaki lo vediamo sinceramente legato al settimo. Fa di tutto in questo capitolo pur di salvarlo, per cui rimane ancora un mistero cosa porterà questo personaggio ad essere il villain del prologo. Se non è sotto l'influenza di Shiki, significa che i prossimi sviluppi porteranno Kawaki a fargli desiderare la fine dell'era dei ninja, proprio come sostiene nel primo capitolo. Boruto nel prologo non sembra essere posseduto da Momoshiki, perché lui sembra lottare per difendere l'era dei ninja. Quindi ecco, nel prologo Boruto è il personaggio positivo, mentre Kawaki dovrebbe essere quello negativo, l'antagonista, il villain contro cui lottare. A questo punto l'unica cosa che possiamo pensare, l'idea che ci viene in mente, è che arrivati a un certo punto è possibile che Boruto riuscirà in qualche modo a sbarazzarsi di Momoshiki. E nonostante questo, proprio come sta facendo Kawaki, riuscirà comunque ad utilizzare Karma proprio come un'arma. Ma per riuscire a sbarazzarsi di Momoshiki, Boruto che alternative ha? Come abbiamo visto, i farmaci funzionano solo temporaneamente, per cui non è detto che questa soluzione riesca ad aiutarlo per molto tempo. La scena iniziale di cui stiamo parlando è ambientata anni nel futuro, per cui è difficile che i farmaci riusciranno ad aiutare Boruto fino a quel tempo. Per cui le alternative sono due: o Momoshiki impianterà un nuovo karma e rinascerà in un altro corpo, proprio come è successo con Kawaki e Ishiki, oppure a rinascere utilizzando un altro corpo sarà Boruto. Questa soluzione, è importante ricordarlo, l'ha proposta Kawaki a Boruto. In passato Kawaki ha proposto a Boruto di utilizzare il corpo di Cod. Ma andrà davvero così? Cod potrà ricevere un altro karma oltre a quello che già possiede? E se succederà, quando Boruto rinascerà, questo personaggio riuscirà a riottenere il karma? È un po' complessa come ipotesi. Un po' strana, è difficile infatti immaginare Boruto non solo perdere il suo corpo, ma anche rinascere utilizzandone un altro. Sembra assurdo, ma potrebbe essere l'unico modo per liberarsi di Momoshiki e anche sconfiggere Cod. In ogni caso, uno sviluppo del genere non sarebbe immediato, per cui per un po' di tempo all'interno del manga Boruto potrebbe essere morto. E nel frattempo ci sarebbe Momoshiki a rinascere nel suo corpo. Sarà quindi questo sviluppo a portarci alla sparizione del settimo e al cambiamento di Kawaki? Sarà durante questo lasso di tempo che assisteremo al time skip all'interno del manga? Se fosse così, ragazzi, il mondo di Naruto, il mondo di Boruto, potrebbe rimanere per un periodo di tempo considerevole senza il figlio del settimo, senza Boruto. E dopo una lunga assenza potremmo assistere al ritorno di Boruto e alla battaglia per dare nuova vita all'era dei ninja. È un'ipotesi un po' assurda e complessa, ma è qualcosa che ha proposto Kawaki all'interno del manga, quindi non è detto che non possa avverarsi. Secondo te però come si svilupperà la storia? Scrivicela attraverso i commenti. Ragazzi, quanto abbiamo odiato il fatto che Naruto e Shikamaru sono stati trattati come due incompetenti all'interno di questo capitolo? Tantissimo, tantissimo. È brutto vedere che i due sono stati messi in scacco matto praticamente subito. Nonostante questo però il capitolo ci è piaciuto molto. Questo perché non solo ci ripresenta la minaccia di Momoshiki, ma anche perché offre un power up a Kawaki. C'è questa situazione complicata, questa sensazione di pericolo che il manga ha creato riesce ad attirare molto la nostra attenzione. Siamo infatti molto curiosi di vedere come si svilupperà la storia. E più che vedere come sarà sconfitto Cod, siamo curiosi di vedere come Boruto si sbarazzerà di Momoshiki. E in tutto questo comunque rimane il mistero sempre di Amado. Non ci lamentiamo quindi dello sviluppo che la saga sta prendendo. Al momento anzi siamo abbastanza presi, perché ragazzi stanno succedendo un sacco di cose, ci sono tanti misteri e per questo motivo leggere il capitolo ci piace e aspettiamo sempre quello successivo. Quindi fino a questo momento non ci lamentiamo e speriamo che questa saga possa continuare su questa scia. Ma fateci sapere la vostra attraverso i commenti e se questo video vi è piaciuto mettete un bel like e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video su Boruto. Vi ricordo che in Italia i manga di Boruto sono pubblicati da Planet Manga. In descrizione trovate il link Amazon per acquistarli. E se siete alla ricerca di una community online su Boruto, vi invitiamo a unirvi al forum del NIF Team. Alla prossima, ragazzi!